Prima per lui la vita è un libro in mano, un libro in tasca, un libro in borsa. Sintetizza così la figura di Roberto Colussi in arte Rocco chi più di chiunque lo conosce. La moglie Angela Vidale, bassanese di nascita, che proprio nella sua città ha voluto portare l'arte del marito, artista veneziano dalle mille sfaccettature. Pittore, scultore, illustratore, Rocco vive e lavora a Venezia, città che da 50 anni ispira la sua arte. Un artista complesso e ricco di talento che trova forma nelle sue opere pittoriche come nelle sculture in legno e terracotta o nelle sue creazioni litografiche. Le mie origini sono di tipo espressionista, solo che all'inizio era un espressionismo molto negativo, si parlava della guerra, della droga, della fame, della violenza sui bambini, sugli anziani. Adesso è un espressionismo migliore, cioè sono passato dal bicchiere mezzo vuoto a quello mezzo pieno. Le sue opere sono percorse da un fascino speciale anche quando trattano temi ciclici, come le serie dedicate a Merlin Cocaia e alle leggende veneziane. Poi un'altra delle mie caratteristiche è quella del mio amore per Pinocchio, che ho illustrato, ma illustrato in maniera un po' particolare, cioè un Pinocchio che è un bambino che diventa adulto. 36 mostre personali, 120 collettive. Ora questa mostra antologica è ospitata fino al 31 dicembre all'Osteria La Pergola di Piazzale Trento, a Bassano, città che Colussi ama particolarmente, come dimostrano le sue numerose donazioni al Museo della Ceramica di Palazzo Sturm e alla Biblioteca Comunale.